Che cosa prevede la giornata oggi? Ah, 6 ore di studio. Interrogazioni, compiti, spiegazioni? No, oggi no, però ci deve portare delle verifiche. Verifiche di? Matematica. Come pensi che sia andata? Male. Tu invece? Ah, io non faccio niente, non spiegare oggi. Oggi nulla? No, niente. Domani. Fate un pensiero, un messaggio, qualsiasi cosa stiate pensando in questo momento, prima di entrare a scuola. Siamo in ritardo. Tanto anche. Sì. E come sarà questa giornata, come ve la immaginate? Noiosa. Come? Noiosa. Allora ragazzi, il primo pensiero la mattina quando vi svegliate? Andare in bagno. Che palle c'è la scuola. E invece il primo appena entrate in classe? Perché non si ammalano tutti i professori. Devo fare i compiti. E il giorno in cui avete il compito in classe, che cosa pensate al mattino? Barra, hai studiato? Proprio no. Vabbè, no, cioè, devo fare i bigliettini sicuramente. Quello penso. Tu invece? E i bigliettini me li faccio sempre, quindi niente. Cosa ti aspetti da questa tua giornata di scuola e anche non, quindi anche poi nel pomeriggio? Che giornata sarà? Pessima. Perché pessima? Perché ci sarà la verifica di matematica. Verifica di matematica. Ho capito, quali sono le materie che preferite? Allora, io economia aziendale mi piace molto, anche se non è da tanto che la studio. Poi, oddio. Allora ti faccio un'altra domanda, senti, com'è essere adolescenti adesso, diciamo nel 2010? Quali sono i sogni che uno ha e quali sono invece le delusioni che magari ha già avuto? Le delusioni possono essere gli amori. Buongiorno, quanti anni hai? 14. 14. E senti, com'è avere 14 anni nel 2010? Non credo ci sia una gran differenza, cioè più o meno... Non lo so. Vabbè, e le cose più belle, oppure non so, tipo rispetto alle tue giornate, rispetto a qualche anno fa, adesso magari le vivi diversamente, tra qualche anno saranno ancora diverse, quindi cos'è che non dimenticherai mai di questa età? Ah, sicuramente gli anni delle scuole medie. Belli? Sì, sì. E adesso è iniziato un nuovo anno, quindi una nuova vita in una nuova scuola e basta. Perché questi per te sono i primi giorni di scuola? No? Cioè qui, scusa, qui al Ginanni. E com'è? Da quanto è iniziata la scuola? Da un mese? Più o meno. E questo primo mese di scuola com'è stato? Interessante. Ciao, quanti anni hai tu? 14. Sei al primo anno qui al Ginanni? Sì. Senti, ma dimmi una cosa, in classe, la classe come viene vissuta dagli alunni? Come un luogo dove ci sono solamente i banchi, le sedie, le lavagne, bisogna studiare, oppure in realtà è anche un luogo in cui si ride, ci si diverte? No, è anche un luogo in cui si ride, ci si diverte, infatti ci sono anche molte ore ricreative, ad esempio le ore di supplenza, dove troviamo benissimo qualcos'altro da fare, però si studia anche, dipende. Adesso la scuola è iniziata più o meno da un mese, una valutazione su questo primo mese di scuola? A me è piaciuto. Secondo te com'è essere adolescenti nel 2010? È più divertente di un tempo? È più difficile? Magari ci sono più problemi? Com'è? Ci sono sicuramente più problemi, però è più divertente perché ci sono più cose a disposizione. E senti, tu in classe ti diverti o la classe è noiosa? Mi diverto con la classe, però è noioso stare a scuola. Ma e voi vi trovate anche il pomeriggio, voi compagni di classe o hai un'altra compagnia? Dipende, anche con degli altri miei amici oppure con i miei compagni per studiare, eccetera. E il pomeriggio che cosa fai tu? Sei uno che, non so, magari naviga in internet, studi, fai dello sport, come fai i pomeriggi? Faccio calcio e delle volte vado su internet, su Facebook e studio. E senti, è per te più divertente di un tempo essere adolescente adesso nel 2010? È più pericoloso? È più noioso? Non lo so. Più pericoloso perché tipo andare in motore, si fa meno fatica a vederli e si sbatte. Però è più divertente perché ci sono molte cose di più. Buongiorno, tu che classe fai? Faccio la seconda. La seconda. E senti, tu come passi le tue giornate? A parte la mattina che passi a scuola. Beh, di pomeriggio sto fuori con i miei amici o
boh, vado a fare qualche sport o qualcosa. E senti, gli amici che frequenti fuori della scuola sono anche i tuoi compagni di classe o è una compagnia completamente diversa? Alcuni sì, cioè alcuni sono i miei compagni di classe, altri no, non vengono nella mia scuola. E la classe com'è? La tua classe è divertente? Cioè la classe non è solo i banchi, le sedie, c'è anche, non so, delle grandi risate, del buon umore, o è noiosa? No, noiosissima. E io la vedo che matematica alla prima.